giornale di ieri, oggi la conta dei danni, 70 alberi abbattuti e plateatici distrutti. Incubo maltempo nel Basso Vicentino, a Villaga salta la corrente, i residenti abbiamo avuto paura. Incidente durante il nubifragio, anziano intrappolato nell'auto che va a fuoco, salvato dalla polizia. A Vicenza, davanti allo stadio, nascerà a Largo Paolo Rossi 9, presentato il progetto per ricordare il campione. Apre il nuovo centro vaccinale a Torri di Quartesolo, Lulzotto invita 3.000 over 60 a farsi vaccinare. Proposta di Rete Veneta, intitolare a Valerio Belli la mostra del gioiello nella Basilica Palladiana. TG Vicenza, un cordiale buonasera e ben ritrovati con la nostra informazione. In primo piano il maltempo. Oggi è il giorno in cui si fa la conta dei danni dopo il violento temporale di ieri. 70 alberi abbattuti dal vento e danni ai plateatici dei bar in centro storico a Vicenza. Le immagini. Silenzio, urla il vento. Un rombo profondo, violente folate frantumano la pioggia e trascinano gli ombrelloni. Volano le sedie, i tavoli dei bar vagano sotto a caotici scrosci d'acqua. L'inferno di Piazza Biade ieri. La calma, dopo la tempesta, oggi. Restano i vetri infranti, come nel plateatico di questo bar. Ognuno di questi blocchi costa intorno ai 2.000 euro. Sono 6 blocchi, quindi 12.000 solo dalla parte di vetro. Poi ci sono gli ombrelloni che sono andati rotti e poi c'è la pedana che è stata dissestata e io credo che sarà intorno tra i 15 e i 20 mila euro di danni. Oggi è il giorno in cui si curano le ferite di una città lacerata dal maltempo, graffiata dal vento, che ha raggiunto i 120 km orari. Rami squarciati, alberi abbattuti. Sono più di 70 le piante che sono state o abbattute o gravemente danneggiate, quelle che al momento abbiamo censito. Adesso sono in corso con i tecnici, sopralluoghi costanti su tutto il patrimonio arboreo per verificare se ci sono altre segnalazioni. Oggi sono state completamente liberate dai rami via Rodolfi, via Giuriolo, strada Maddalene e via dello Stadio. Per tutta la giornata sono state effettuate verifiche su alberi ed edifici pubblici, mentre i parchi storici sono rimasti chiusi. Zaia ha dichiarato lo stato di emergenza, ora capiremo anche per i danni come muoverci e fare poi da punto di riferimento con l'ufficio per raccogliere le richieste danni e inoltrarle poi alle autorità di competenza. E ancora a proposito del violento temporale che si è abbattuto ieri su Vicenza, sentiamo il racconto di uno dei baristi di Piazza Biade. Sono stati 2 minuti di paura, un colpo di vento, non tantissima pioggia ed è caduto tutto. Plateatici spostati, vetri distrutti, sedie fino in fondo alla strada, auto con le sedie sopra, e non ce l'aspettavamo, è stata una cosa improvvisa. Ombrelloni rotti quasi tutti, tavoli rotti, piante divelte, la gente non si è più vista, sono scappati ovviamente tutti perché è stato veramente un momento di paura. Io sono qua da qualche anno ma non avevo mai visto una cosa così violenta in maniera così veloce. È racconto del titolare di uno dei bar di Piazza Biade, ancora sotto shock dopo il violento temporale che si è abbattuto su Vicenza nel pomeriggio di martedì. Hanno già rimesso a posto sedie, tavolini e ombrelloni che erano svolati nella piazza. Attorno alla città sono al lavoro i vigili del fuoco, via Giuliolo è chiusa la viabilità. Si stanno tagliando gli alberi che si sono abbattuti sulle auto parcheggiate, provocando danni ingenti, mentre il traffico è in tilt. Il forte vento ha spezzato rami, sradicato alberi anche a Campomarzo, per terra i resti come nel resto della città. Non va meglio in provincia. Il Fortunale si è poi scaricato nel Basso Vicentino, in particolare colpendo i Colli Iberici, Lonigo, Barbarano, Nanto, Villaga e anche qui sradicando alberi, abbattendo comignoli e alzando tetti. A Germano dei Iberici il vento ha scoperchiato una palestra. E proprio a Villaga vento e pioggia mettono in ginocchio i residenti di via Costa Bella dal pomeriggio di ieri senza corrente elettrica. Un vento terribile, e era una cosa veramente che io non ho mai provato in vita mia, e all'interno della casa io sentivo le mura della casa tremare, cioè sentivo proprio che la casa... Ha avuto paura, immagino, pensava che crollasse tutto. Sì, ho avuto paura.
Minuti di terrore quelli vissuti dai residenti di via Costa Bella a Villaga, un gruppo di case tra i boschi e dei colli iberici che guardano la pianura che nel pomeriggio di martedì hanno vissuto l'inferno, con gli alberi che venivano sradicati dalla furia del vento e piombavano sulle abitazioni, difficile anche rientrare a casa con le strade e i tornanti invasi da alberi e foglie. Il rumore era talmente forte che non si è neanche sentita la pianta cadere. Cioè, siamo usciti e abbiamo visto la pianta caduta. Il rumore forte era fuori, era talmente forte di questa bufera di vento e di acqua. Scardinato tetti, comignoli, le piante sono cadute, proprio sradicate, piante secolari. Un disastro. Per fortuna noi in casa non è successo niente, però sappiamo dei vicini che hanno... e gli alberi sopra la casa, dentro la casa. Adesso siamo tutti senza luce, abbiamo il traliccio della luce su, stiamo funzionando con un generatore. La potenza del vento ha buttato giù un traliccio da 10.000 volte e i tecnici dell'Enel sono al lavoro dalla notte. Alle 2 del mattino ci ha fatto partire la luce, però ci ha fatto fuori tutto lo che è elettrodomestici, alla vicina le sono esplose le lampadine. Adesso vediamo. Ci si arrangia e aiuta tra vicini. Si pensi che io ho tutto con la corrente, anche il fornello. Quindi io praticamente ieri sera pane e formaggio, oggi pane e acciuga e stasera andiamo a casa di un altro che invece ha il fornello a gas che ci ospita. E in strada a Marosticana a Vicenza, proprio durante il furioso temporale, un anziano è rimasto intrappolato nell'auto in fiamme, è stato salvato dagli agenti di polizia. Vicenza, anziano intrappolato nell'auto in fiamme, messo in salvo dagli agenti della Polizia di Stato. Strada Marosticana, sono le 17.50, fuori in furia un violento acquazzone. In auto un anziano perde il controllo del mezzo e fa un incidente. Dal cofano escono fumo e fiamme, l'uomo però è terrorizzato dal forte temporale, non vuole uscire dall'auto. Sul posto giunge una volante, gli agenti con l'aiuto dei residenti riescono a far uscire l'anziano e a metterlo in salvo. Con gli estintori e canne dell'acqua spengono le fiamme. Per il conducente, nel frattempo raggiunto dai familiari, fortunatamente solo un grande spavento. Cambiamo argomento. Vicenza celebra il suo campione. Davanti allo stadio Menti nascerà Largo Paolo Rossi 9, una nuova zona pedonale con una statua per ricordare il grande bomber. Lavori al via nell'estate del 2022. Tango della memoria, per il campione, per l'uomo, per Pablito, se un sogno resta impresso sul campo verde del Romeo Menti, è per lui. Se qualcuno si ritroverà davanti allo stadio dell'Ane per celebrare nuove sfide sportive, sarà per lui. Largo Paolo Rossi, Vicenza ricorda così il suo campione, dedicandogli un pezzo di strada, un pezzo di cuore. Una parte di via Schio verrà trasformata in un piazzale, coi simboli di quel che è stato, di quel che non si cancella. Ci sono dei simboli importanti, due scarpe da calcio che sono delle aiuole, quindi in quella forma, la forma di un'altra aiuola, il numero 9, che simboleggia il numero di Paolo, e poi soprattutto anche un pallone che rappresenta il pallone d'oro di Paolo. Noi lo ricorderemo con una statua al centro del numero 9, una pavimentazione pregiata in finto porfido o trachite, delle aiuole laterali a dare decoro di una piazza che sicuramente sarà anche il centro, un altro centro della città di Vicenza. Aiuole rialzate che prenderanno la forma di due scarpe, un pallone e poi quel numero iconico, il 9, con al centro la statua del bomber. Un progetto da 250.000 euro che oltre all'area pedonale prevede una nuova illuminazione a LED, panchine e il rifacimento della facciata principale e del muro est dello stadio, dove trionferà una gigantografia di Paolo Rossi. Noi completeremo l'operazione recuperando la zona delle ex biglietterie che si trovano adiacenti al nostro store ufficiale. E quindi penso che verrà un'area di oltre 1.000 metri quadrati assolutamente coerente con l'obiettivo di ricordare Paolo, con queste aiuole, con questo 9, con questa statua, e anche molto utile direi, perché è un'area
che oggi non abbiamo, e quindi arricchiremo e abbelliremo l'entrata dello stadio e renderemo fruibile un'area pedonale di cui oggi si sente la necessità. Così Paolo Rossi resterà per sempre legato al suo stadio. In fondo anche il calcio, come la vita, è letteratura, narrazione, musica, emozione. E Vicenza, come in un tango della memoria, resterà sempre stretta al suo bomber. Attivo da oggi a Torri di Quartesolo il nuovo punto di vaccinazione al posto di quello in Fiera. Attivo il nuovo hub di vaccinazione popolare a Torri di Quartesolo in via dell'Industria 1 ai confini con Vicenza. Siamo contenti perché il centro vaccinale è importante proprio perché c'è bisogno di vaccinarsi, quindi siamo contenti che sia comunque qua da noi. Nuova ed ampia struttura che, ricordiamo, va a sostituire quella della Fiera, 15 le linee vaccinali già attive, gli spazi sono diversi, più raccolti e vedono in ogni stanza 4 box per l'anamnesi e 2 infermieri per la vaccinazione. Un corridoio porta poi alla sala d'attesa e successivamente le postazioni PC8 almeno, dove viene rilasciato il documento di avvenuta vaccinazione, un cambio sede che apre con l'ennesimo invito agli over 60. Partiamo alla grande con 3.000 invitati degli ultra sessantenni e quindi ci auguriamo che il periodo positivo si apra con l'accesso di questi ultra sessantenni invitati. Invito che almeno in mattinata non sembra essere ancora stato raccolto, quelli arrivati per vaccinarsi alla prospettiva di fare il Johnson & Johnson unica dose hanno rifiutato. Dalla prossima settimana nello stesso stabile di Torre di Quartesolo arriverà anche il centro tamponi con 8 linee. Richiesta tamponi che è in aumento attualmente attorno ai 2.000 al giorno. Intanto si fa chiarezza anche sulla questione delle sospensioni dei sanitari non vaccinati e l'uslotto che era partita per prima continua sulla sua strada. Assolutamente sospesi e sospesi fino a quando non presenteranno, così, esattamente come dice la legge, il certificato di avvenuta vaccinazione. Dei 34, 4 l'hanno già presentato. Ieri erano in sospensione 4 medici, di cui uno ha presentato certificato vaccinale, una in stand by fino ad oggi e 2 sono stati sospesi. Siamo alla cronaca con una frode fiscale. Schio aprivano e chiudevano attività trasferendo persone e cose nelle nuove aziende per frodare il fisco e l'INPS, un meccanismo che si ripeteva dal 1998 ad oggi, da qui il nome dell'operazione della Guardia di Finanza Scledens Re Itinera. Nel breve periodo, in genere dopo un biennio, vengono destinati a un oblio fiscale, ripercorrendo nuovamente il medesimo sistema fraudolento con un altro soggetto, tuttavia nella medesima struttura, con medesimi clienti e fornitori e anche con la manovalanza. I finanzieri hanno così messo in luce una frode all'erario da 5 milioni di euro, 17 le imprese individuate, il tutto gestito da una famiglia di origine cinese, padre, madre e le due figlie che si sono alternate alla guida e gestione delle varie ditte aperte, poi avvalendosi di prestanomi per poi trasferire l'attività fuori regione per ripetere lo stesso schema. Tutto è partito dal controllo degli anomali consumi di energia elettrica, verifica sullo stato di sicurezza e lavoro nero. Da lì i finanzieri hanno ricostruito il vorticoso succedersi negli anni delle attività, individuando un cinese che si faceva chiamare Gianni quale Deus Ex Machina. L'uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza in concorso con altre 16 persone per dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Oltre ad evadere le imposte non venivano pagati i contributi ai lavoratori peraltro regolarmente assunti, mentre la famiglia manteneva un elevato tenore di vita e parte degli introiti venivano inviati in Cina. L'indagine è stata condotta sia in ottica repressiva con l'aggressione del profitto illecito, sia in ottica preventiva con la chiusura d'ufficio delle partite IVA. Chiesto dai finanzieri il sequestro preventivo per oltre 650.000 euro, sequestrato denaro nei conti correnti e un Rolex del valore di 6.000 euro. Nei guai anche una società per azioni che negli anni è rimasta fedele e committente delle diverse attività succedutesi. Ancora cronaca, capannoni isolati tra il Vicentino, il Padovano e il Veronese diventati luoghi di stoccaggio per rifiuti tessili, l'indagine dei carabinieri del NOE di Firenze.
scarti della lavorazione tessile da Prato stoccate in capannoni in disuso anche in Veneto ed in particolare nelle province di Vicenza, Padova, Verona e Rovigo. A far emergere l'illecito traffico la DDA di Firenze, che ha chiuso il fascicolo delle indagini preliminari condotte dai carabinieri del NOE. 19 le persone e 6 le aziende anche venete accusate a vario titolo di reati che vanno dall'associazione per delinquere finalizzata al compimento di un traffico organizzato di rifiuti alla truffa alla gestione illecita dei rifiuti stessi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i rifiuti, anziché essere trattati e smaltiti, venivano appunto accumulati in capannoni non più in uso e posti in zone isolate. In soli 3 mesi sarebbero state gestite in questo modo almeno 1000 tonnellate di scarti tessili stipati in sacchetti neri, con un guadagno che si aggirerebbe sui 250.000 euro. Un'indagine che prende avvio nel 2019 da un controllo di una ditta di gestione dei rifiuti pratese, che grazie a prezzi stracciati si era imposta sul mercato ma priva di ogni necessaria autorizzazione. Riprendiamo oggi il confronto tra i cittadini e le istituzioni per individuare le esigenze e i progetti sulla Vicenza del prossimo futuro, e ripartiamo da una nuova proposta. C'era una volta il domani. Visione, capacità di guardare avanti. Oggi vogliamo ripartire da qui, scoprendo la città che verrà, la Vicenza del futuro, tra idee, progetti ed ipotesi. Una discussione che noi di Rete Veneta abbiamo già aperto, un dibattito che parta dai cittadini e arrivi alle istituzioni. Tanti i messaggi che abbiamo ricevuto. Oggi diamo spazio a Michele, che riporta al centro la cultura e accende i fari sulla Basilica Palladiana, il luogo più iconico della città del Palladio, che ospita il Museo del Gioiello, museo che oggi non è intitolato a nessuno. Per questo il nostro telespettatore ci scrive: sarebbe opportuno metterlo sotto la protezione di un nume tutelare, ed il personaggio che propone è Valerio Belli, detto Valerio Vicentino, orafo, gioielliere e incisore di pietre preziose. Lavorò a Roma, al servizio dei papi, realizzando gioielli inviati in dono ai sovrani del tempo, oppure rimasti ai pontefici. Noi di Rete Veneta rilanciamo questa proposta. La città che verrà deve ripartire da quel che è stata, dalle sue radici, dalla sua identità, dai suoi cittadini illustri. E Valerio Belli fu un artista tra i più celebrati della sua epoca, sicuramente l'artista vicentino più famoso prima dell'avvento del Palladio. Fu in stretti rapporti di amicizia con Michelangelo. Giorgio Vasari gli dedicò un capitolo de Le Vite e Raffaello gli fece un ritratto, così come il Parmigianino. In Corso Palladio, dove Valerio Belli visse, c'è una targa e un suo busto compare anche in un medaglione sulla facciata di Palazzo Thiene. Oggi il Museo del Gioiello, di proprietà di IEG, Italian Exhibition Group, è chiuso. I locali sono bui all'interno della basilica. Sarebbe bello riaccenderlo, sarebbe bello intitolarlo a Valerio Belli, rafforzando la valenza identitaria della produzione orafa vicentina. Sarebbe un atto di giustizia verso un figlio illustre della città troppo presto dimenticato. E i vicentini cosa ne pensano? Verremo a chiedervelo. Vi daremo voce in questo dibattito sulla città che verrà. C'è bisogno di idee, di progetti, di visioni da portare avanti tutti insieme. Solo così prenderà forma la Vicenza del futuro. Diamo ora uno sguardo alla nostra programmazione. Alle 20 torna Sport in Casa, condotto da Alex Iuliano, puntata dedicata al settore giovanile del calcio della Junior Euro Cassola, con ospite Nicola Gian Gregorio. Alle 21.15, da non perdere l'appuntamento con Focus, ospiti del direttore Luigi Bacialli, Nura Lischek, Giulia Andrian, Silvia Covolo, Stefani Fatmir, Gio Formaggio, Alberto Montagnere e Giorgio Pasetto. Da Vicenza è tutto, grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona serata, arrivederci. Di generazione in generazione tramandiamo ogni giorno gli stessi gesti antichi, e si sente, perché in ognuno dei nostri prodotti ci sono secoli di conoscenza. Benvenuti al meteo. Sul Veneto è prevista alta pressione in rinforzo a garanzia di una giornata stabile e ben soleggiata, salvo nubi ad evoluzione diurna sui rilievi, ma senza conseguenze. In serata non si esclude totalmente un possibile temporale sui rilievi altoatesini.
Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi, minime tra 17 e 22 gradi. Venti deboli di brezza, mare Adriatico quasi calmo. Su Vicenza tempo stabile, cielo sereno o al più poco nuvoloso, senza piogge degne di nota. Temperature in aumento. Gusti unici, premiati e riconosciuti in tutto il mondo. Caseificio Pennar, Asiago. Gusta la differenza.